Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro dedicato alla figura di Madame de Stael. Io sono Giuseppe Sciara e insegno storia delle dottrine politiche al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Ma oggi sono qui in qualità di curatore del progetto Donne e pensiero politico. Un progetto che si pone l'obiettivo di indagare il tema del rapporto tra donne e pensiero politico passando attraverso l'esame di alcune delle più importanti figure eh, di pensatrici politiche tra 7, 8 e 900 e, e quindi di mettere in risalto il contributo che queste figure hanno dato alla storia del pensiero politico e al dispiegamento di, alcune, di alcuni concetti eh, fondamentali della modernità politica. L'obiettivo quindi non è quello di proporre una storia del pensiero politico alternativa a quella classica, e diciamo più di matrice maschile, ma invece proporre una storia che si integra a quella eh, comunemente studiata. Eh, potete seguire il progetto Donne e Pensiero Politico sul canale YouTube dedicato e sul sito internet dell'Istituto Salvemini. L'incontro di oggi, dicevo, è dedicato alla figura di Madame de Stalle e sono qui con noi per parlarne due grandi esperti della figura di Madame de Stalle, in generale del liberalismo francese post-rivoluzionario: Bianca Maria Fontana, professore emerito dell'Università di Losanna, e Stefano De Luca, professore ordinario all'Università Sororso alla Benincasa di Napoli. Eh, Madame de Stael, dunque, una figura importante, eh, dicevo, eh, vissuta in un periodo importante, cioè quello della Rivoluzione francese, quello del eh, bonapartismo e dei primi anni della Restaurazione. Una figura che però è stata oggetto indubbiamente di molti pregiudizi eh, nei, nei decenni e nei secoli, possiamo dire. E oscurata per molti versi da eh, figure ingombranti, maschili, come eh, ad esempio il padre di Jacques Necker, come l'amico e confidente Benjamin Constant, come l'acerrimo nemico Napoleone Bonaparte. E soprattutto una figura che è stata per lo più studiata in quanto letterata, in quanto romanziera, molto meno invece come pensatrice politica. Questo anche perché, eh, diciamolo subito, eh, nel, durante l'epoca in cui visse Madame de Stael eh, non era opportuno che le donne si occupassero di politica. Formalmente, anzitutto, era loro esclusa la partecipazione politica, e questo lo sappiamo, e anche eh, naturalmente eh, il poter ricoprire cariche politiche. Ma anche occuparsene, quindi scrivere di politica, non era visto di buon occhio. E qui mi piace ricordare eh, di solito le parole di Louis de Bonald, uno dei, grandi, dei massimi esponenti del, del pensiero reazionario della Controrivoluzione, il quale all'uscita di una delle opere più importanti di, di Madame d'Estaing, l'uscita postuma, eh, Le considerazioni sulla rivoluzione francese, eh, commentò questo testo dicendo: È un romanzo sulla politica e la società, scritto sotto l'influenza degli aspetti familiari del resto le donne destinate dalla natura al piccolo ambiente delle cose domestiche non parlano di politica se non per, per sentito dire. Quindi un duro giudizio di Bonald e non era certo l'unico ad aver ironizzato sul fatto che Madame de Stalle si fosse occupato di politica eppure Madame de Stalle se ne occupò per tutta la sua vita, scrisse opere importanti tanto durante il decennio rivoluzionario quanto durante appunto gli anni del bonapartismo e dell'impero diciamo, dell napoleonico. Dunque, una figura molto importante, vissuta in un periodo altrettanto importante, dicevo appunto tra rivoluzione francese e impero napoleonico e restaurazione. Un periodo che possiamo dire a tutti gli effetti è un po' il luogo di origine della nostra identità politica e culturale, mm, il momento in cui eh, collochiamo la genesi della democrazia. E quindi ecco perché molte delle tematiche trattate da Madame de Stalle, e che Madame de Stalle affronta nei suoi numero numerosi scritti continuano ad avere un'importanza, una forte rilevanza anche per noi, per le nostre democrazie rappresentative, che per quanto eh, inevitabilmente in crisi negli ultimi decenni, comunque sono ancora l'orizzonte all politico all'interno del quale ci muoviamo. Dunque, l'esperienza della rivoluzione francese come esperienza centrale. E soprattutto l'esperienza del terrore, no? la, la fase più cruenta, più violenta della, della rivoluzione francese, che indubbiamente ha influenzato il pensiero politico di Madame de Stael. E allora, la prima domanda che voglio rivolgere a, a, alla nostra ospite, Bianca Maria Fontana, riguarda proprio questo, questo aspetto, eh, e cioè la domanda che molti di, di, di questi rivoluzionari, molti di, di questi intellettuali. Che eh, vissero da protagonisti il periodo della Rivoluzione francese si posero. Cioè, come spiegare il fatto che una rivoluzione che era nata con degli obiettivi di un certo tipo, cioè mh, sotto l'insegna dei diritti dell'uomo, eh, le esigenze di libertà, di uguaglianza, di uguaglianza formale, una rivoluzione che inizialmente si poneva soprattutto l'obiettivo di, eh, di una pacifica riforma costituzionale. E quindi un progetto tra cui, a cui tra l'altro Madame Destal eh, lavorò no? assolutamente durante la prima fase della, della rivoluzione. Ecco, com'è possibile che tutto questo fallisca generando invece violenza e terrore? Ma Io penso che è una questione ovviamente piuttosto complicata. Eh, penso però che eh, occorre distinguere due aspetti diversi. Uno è legato alla dinamica degli avvenimenti che si verificano all'epoca. E il secondo invece forse ci permette di riflettere meglio, come fece D'Estaing, sulla questione del fanatismo politico. Allora, cominciamo con la storia degli avvenimenti. Come eh, tu hai detto giustamente, la Rivoluzione francese comincia come un pacifico processo di trasformazione della monarchia da assoluta costituzionale, è pilotata da élite. Uh, in parte aristocratiche, in parte notabili di provincia che da decenni ormai si battono per avere delle riforme che non riescono ad ottenere. E qui inizia il primo problema: cioè, questa grande uh, uh, maggioranza moderata di riformisti che controllano all'inizio sia gli stati generali che l'assemblea costituente, sono incapaci di organizzarsi. E questo è uno dei primi punti. Dove Destal, che nell'89 ha 23 anni, quindi ma, eh, segue molto da vicino gli avvenimenti e diventa in qualche modo, tu hai parlato giustamente di questa attività nascosta delle donne, una sorta di capogruppo parlamentare clandestino, eh, nel senso che cerca di stimolare questi moderati ad organizzarsi, organizzare il voto, organizzare le mozioni. Lo sappiamo perché. Molti dei capi e capetti di queste fazioni scrivono a lei anziché scrivere a suo padre ministro perché il padre ministro non capisce granché di questa dinamica. Come mai questa grande maggioranza non riesce a controllare la situazione? Perché sono in rivalità tra loro, perché sono divisi, perché non c'è un leader, non c'è un vero leader, ci sono tanti capi e capetti, insomma un fenomeno che tutto sommato conosciamo abbastanza bene, per cui vengono in qualche modo a Messi da parte da gruppi militanti più organizzati, di cui il più forte è quello dei giacobini, i quali invece sono coesi, hanno una politica, come si dice oggi, sul territorio, eccetera. Primo punto. Secondo punto è che in realtà la violenza entra massicciamente nel quadro rivoluzionario quando la Francia entra in guerra, perché gli episodi che noi pensiamo come memorabili, la presa della Bastiglia, eccetera, se uno va a vedere chi è morto sono poco più che delle manifestazioni andate storte, anche perché in cui c'è l'incidente, qualcuno viene ammazzato, anche perché Luigi XVI, questo va dato onore al defunto sovrano, non ha mai voluto mobilitare l'esercito. Durante la rivoluzione dell'89 non ci sono barricate o combattimenti di strada, ci sono incidenti al punto che i responsabili vanno a processo al Tribunale dello Châtelet. Ma il vero salto di qualità si verifica nel 1792, in primavera, quando il re e i suoi consiglieri, ma anche i girondini, che sono uno dei gruppi rivoluzionari al potere, pensano che dichiarare la guerra alla Prussia e poi a tutti quanti può essere un modo di spostare il conflitto all'esterno. Una volta che si inizia a combattere, tutto è autorizzato perché il pane manca, perché ci sono gli assalti ai forni, perché tutti vengono mobilitati, per, perché non esistono all'epoca eserci, eserciti nazionali stabili, quindi c'è una grande mobilitazione. E a questo punto si apre la caccia agli oppositori politici. Eh, Destal, che ha all'epoca 26 anni, è incinta di 7 mesi. Ha fatto scappare il suo amante, padre di suo figlio, in Inghilterra con un passaporto falso e rimane a Parigi all'ambasciata di Svezia, che è una sorta di rifugio perché la Svezia era un paese neutrale e quindi lei nasconde degli amici, eccetera, e riesce a fuggire per la Svizzera proprio all'ultimo momento con il rischio che la fermino e che, eh, che gli venga impedito di partire. Quindi. Diciamo che il salto nella violenza, quello che lei vivrà perché i suoi amici vengono ammazzati, il suo ammira grande ammiratore clermont tonnerre viene buttato dalla finestra del suo hotel particulier. Ci sono i morti per le strade, i massacri eh, nelle chiese, nelle prigioni, eh, eccetera. E per lei, questo ricordo della violenza, cioè del fatto che la violenza non è solo verbale, ma è un fatto reale, è qualcosa che non dimenticherà mai. È un'esperienza che manca invece a Benjamin Constant che è un grande teorico liberale ma queste cose le ha solo sentite raccontare. Ultimo punto, spero di non essere fuori dai tempi, ehm, è quello del fanatismo. De spiega molto bene che il fanatismo è un tratto del carattere individuale che nella maggior parte dei casi non ha conseguenze gravi. Lei fa l'esempio di letterati che litigano eh, in modo ferocissimo eccetera, però vabbè non muore nessuno. Invece eh, se il fanatismo si sposa con l'odio dell'avversario politico, con il rifiuto di, di ascoltare le, le ragioni degli altri, diventa un'arma terribile e praticamente avvelena tutto il dibattito politico. Grazie Bianca Maria. E sempre proseguendo sull'importanza um, dell'esperienza della violenza e del terrore, del periodo del terrore. Ecco, quello che avviene tra il 1793 e il 1794 fa sì anche che si definisca a livello teorico, di teoria politica, una fondamentale distinzione, no? di cui poi Benjamin Constant darà la definizione eh, più compiuta mh, qualche anno più tardi, e cioè la distinzione tra libertà degli antichi e libertà dei moderni. E, ecco, questa teoria, come si pone Madame Destal rispetto a questa teoria? E eh, Secondo te, Stefano, Stefano De Luca, e questa teoria ha ancora qualcosa da dirci oggi? Ci può tornare utile oggi? ma Sicuramente, eh, diciamo, la distinzione tra libertà degli antichi e dei moderni è una delle distinzioni, come dire, importanti del, del pensiero politico, che ci aiutano anche a capire il mondo in cui viviamo e quindi gli strumenti attraverso i quali eh, governarlo. Eh, forse è bene, come dire, partire da, da una breve di che cosa fosse insomma e forse il modo più semplice è ricordare una canzone di Giorgio Gaber che probabilmente molti ricorderanno che si intitola libertà che è del 72 se ricordo bene qui Gaber dice la libertà eh, eh, non è uno spazio libero no eh, la libertà non è, è un'opinione non è stare sopra un albero ma libertà è partecipazione quindi tu sei veramente libero solo quando partecipi. Partecipi ovviamente a che cosa? A un'assemblea, a una discussione? Cioè, in altre parole, quando prendi delle decisioni collettivamente no? e quindi politicamente. Eh, dicevo, eravamo nel 72, quindi eh, c'era diciamo, l'onda lunga del 68, anzi corta per ora, sarebbe diventata lunga, soprattutto in Italia in cui eh, eh, un'atmosfera pervasa di, di politica, insomma tutto in qualche modo diventava politica, il privato è politico, si diceva, e così via. Ehm, ecco, eh, questa, in questo modo la libertà diciamo, coincide con la partecipazione alle decisioni collettive e trovava, diciamo, ha trovato fin dal Settecento il suo emblema, anche la sua visione idealizzata non so, in Sparta, nella polis antica, in cui eh, tutti i cittadini riuniti nell'agorà prendono le decisioni eh, collettive. Um, la libertà dei moderni invece sarebbe una libertà che riguarda anzitutto la sfera, diciamo, privata, individuale, cioè tu sei libero non solo quando decidi insieme agli altri, ma sei libero anche perché decidi senza interferenze, senza interferenze eh, dal potere. Eh? Quindi la libertà dei moderni ehm, mh, sarebbe anche proprio quello spazio libero, eh? Eh, sarebbe proprio anche ehm, appunto quel, quel poter decidere individualmente eh, su una serie di, eh, di argomenti anche estremamente importanti. Quindi ehm, la libertà dei moderni è una condizione di indipendenza dal potere, è una larga sfera in cui l'individuo... Può agire secondo i suoi interessi, le sue inclinazioni, i suoi valori, eh, mentre la libertà degli antichi sarebbe una libertà esclusivamente politica. Ora, la, la versione più nota di, questo, di questa distinzione così importante ce la dà, ha, come hai ricordato tu, Constant nel 1819 in un famoso discorso. Ma in realtà, le prime formulazioni eh, diciamo, le troviamo in due testi giovanili di Madame de Stael, cioè degli anni 90. Una è Le riflessioni sulla pace interna. Che riguarda la situazione della Francia, in cui lei dice, dice: Perché abbiamo avuto questo derapage rivoluzionario? Da dove derivano i mali della Francia, questa esplosione della violenza? Deriva dal fatto che abbiamo voluto perseguire la libertà politica a spese della libertà civile. E questo è un errore che hanno fatto i rivoluzionari non comprendendo quello che ci distanzia dagli antichi. Eh, gli antichi fondavano le loro, diciamo, le loro comunità politiche sulla virtù, sulla capacità di sacrificio, sulla reciproca devozione alla patria, che era il bene supremo. Ma noi siamo diversi noi moderni, e in tempi moderni, dice Madame de Stael, bisogna parlare di eh, tranquillità, ehm, di, ehm, di pace, di proprietà e di sicurezza. Mh? Quindi l'individuo moderno vuole una larga sfera di indipendenza, eh, dove possa agire tutelato no? eh, nei suoi diritti fondamentali. Questa è una delle prime formulazioni. Quindi non avete capito, avete voluto dare a Francia una libertà modellata sull'antico, ma questa, mo questa libertà non è più adatta ai tempi moderni. Non puoi chiedere a un moderno di mettere la patria sopra ogni altra cosa e la decisione collettiva sopra ogni altra cosa, gli devi lasciare un ampio spazio di libertà privata. Su questo tema poi lei tornerà in un'opera un, un importantissima che si intitola Le circostanze attuali, che non pubblicherà mai, verrà edita, se ricordo bene, più di un secolo dopo, ai primi del Novecento, nella quale specifica questa distinzione e dice attenzione, perché noi moderni viviamo in stati molto diversi da quelli antichi, non viviamo in piccole città-stato, viviamo in grandi stati territoriali. Con milioni di persone. Quindi la, le, diciamo, la partecipazione diretta alla vita politica, l'esercizio diretto della sovranità è impossibile. Non, non, non siamo nell'agorà eh, di Atene. Non solo, non solo è, è tecnicamente impossibile, ma è anche meno soddisfacente, perché nel frattempo abbiamo avuto un tale sviluppo economico sociale. Gli individui sono così indipendenti dal potere che traggono la maggior parte delle loro soddisfazioni, diciamo, dalla sfera sociale, dalla sfera privata e non da quella. Politica, cioè partecipare alla, alla vita politica non dà la stessa soddisfazione che dava al cittadino antico dunque dobbiamo stare attenti a non chiedere ai moderni quello che i moderni in qualche modo eh, non vogliono e questa appunto è una distinzione importante perché noi ci troviamo in qualche modo ancora come dicevi giustamente tu all'inizio all'interno di quell'universo che è stato disegnato dalla rivoluzione francese noi discendiamo da quella dichiarazione dei diritti individuali, li abbiamo conservati, li abbiamo ampliati e li vogliamo ampliare sempre più. Ogni tanto però questi diritti entrano in conflitto con l'altro grande principio, che è quello della sovranità popolare, della sovranità collettiva. Quindi bisogna trovare un punto di equilibrio. Madame Destell, Madame de da una parte, dice attenzione, non possiamo per nessuna ragione rinunciare alle nostre libertà come indipendenza dal potere, quindi anche... Come libertà dallo Stato, però questo non significa che dobbiamo rinunciare alla libertà politica, niente affatto. Tant'è vero che lei elogia, nelle considerazioni sulla rivoluzione francese, nella sesta parte, lei fa un elogio dell'Inghilterra, soprattutto per l'interesse che c'è in Inghilterra per la cosa pubblica. Questo è importante proprio perché viviamo in tempi di libertà e di eguaglianza. Poiché siamo liberi ed eguali, eh, noi dobbiamo non possiamo che autogovernarci. Ma autogovernarsi significa autodisciplinarsi e allora torna in gioco quella famosa virtù che non va concepita all'antica perché non si può più concepire in quei modi, ma serve comunque una capacità di contenere, come dire, il privatismo dei moderni. E da questo punto di vista la libertà politica è importante. Quindi Uh, D'Estaing così come poi Constant ci invita in qualche modo a combinare le due libertà. Quindi non va assolutamente bene una politicizzazione integrale dell'esistenza, che è in qualche modo il modello giacobino. Ma non va nemmeno bene una privatizzazione integrale dell'esistenza. Dobbiamo combinare la libertà come indipendenza e la libertà come partecipazione. Dobbiamo partecipare, però, se vogliamo, dobbiamo anche poter stare. Sopra un albero o avere uno spazio libero che, che ne dicesse Gaber, il quale peraltro mi sta molto simpatico. <ride> <ride> Grazie. Um, un altro tema importante e eh, fondamentale direi nella riflessione di Madame Destales è quello relativo eh, all'opinione pubblica. Eh, secondo Madame de Stal, i governi liberi necessitano della presenza di un'opinione pubblica indipendente. Ma in che modo l'opinione vera e propria può prevalere? Sulle pulsioni momentanee che spesso caratterizzano i momenti di crisi, Bianca Maria? Ma eh, dunque, una delle, delle prime eh, grandi conquiste della, della rivoluzione fu eh, la libertà di stampa. Fino a quel momento in Francia esisteva una censura preliminare, che, quindi, per cui qualsiasi cosa venisse pubblicata, gli spettacoli, i giornali, eccetera, tutto doveva essere sottoposto alla censura. Con la rivoluzione finalmente si realizza il sogno di per il quale gli intellettuali progressisti si erano battuti per decenni di dare eh, libertà di stampa. E il risultato immediato è una moltiplicazione vertiginosa, soprattutto delle pubblicazioni periodiche, che prima erano molto meno importanti dei libri, invece improvvisamente i giornali e le gazzette hanno un volume eh, schiacciante. E è un fenomeno che... Assomiglia un po' a quello che noi abbiamo vissuto con l'introduzione dei social media, cioè improvvisamente un modo di comunicazione molto più facile e molto più diffuso domina completamente la scena. Ora, eh, il problema qual è? Che gli intellettuali come De Stal che credevano nel, nella libertà dell'opinione pubblica si immaginavano in qualche modo che questa opinione pubblica dovesse essere necessariamente illuminata, cioè scegliere il meglio, scegliere quello che era più razionale per la comunità. Una volta che tutti cominciano a pubblicare da tutte le parti ci si rende conto che non è così. Cioè che la grande maggioranza di queste pubblicazioni sono attacchi personali, insulti, fake news, eh, denunce assurde, e, eccetera. E uno, il, il primo saggio politico che noi abbiamo di Destal, che purtroppo non esiste, non è mai stato tradotto a mia conoscenza in italiano, è un articolo che lei pubblica anonimo in un giornale nel 1991. Che si intitola Da quali segni si può capire qual è l'opinione della maggioranza della nazione. E qui si vede il problema dei sondaggi, che all'epoca non ci sono, ma effettivamente questa opinione pubblica, che doveva essere il faro, guidare l'azione dei rivoluzionari, diventa una specie di nebbia oscura dalla quale non si sa come venire fuori, perché non si capisce che cosa la gente voglia veramente. Ora la, la, la tesi di Destal è che bisogna saper riconoscere un'opinione pubblica, diciamo così, di lungo periodo, che poi corrisponde a quello che Stefano De Luca descriveva poco fa, cioè la volontà di pace, di stabilità e di vita tranquilla eh, dei cittadini, da queste pulsioni momentanee che invece trascinano il popolo a eh, delle scelte assolutamente sconsiderate. E diciamo associata a questo problema di capire qual è l'opinione pubblica, c'è una constatazione che Destal fa in tutta la sua opera, tornerà sull'argomento nel saggio sulla letteratura dove c'è tutta una parte sulla retorica politica che bisognerebbe rileggere, spiegando proprio come eh, la moltiplicazione dell'informazione ha portato a una sorta di degrado del discorso pubblico, trasformando quello che doveva essere un, un dialogo, un dibattito, delle deliberazioni in qualcosa invece che è un semplice scambio di invettive o di slogan e tra l'altro fa anche delle parodie di quello che scrivevano questi signori su queste e naturalmente ed essendo una donna Diventa immediatamente l'oggetto di accuse uscene, eh, congetture mirabolanti sulla sua vita privata, sessuale, eccetera. Eh, quindi, eh, naturalmente, qual è, il, qual è il suo, la sua risposta a questo? Non è di tornare a una censura preventiva. La sua risposta è che in qualche modo il sistema deve riuscire a regolarsi da solo, cioè che ci sarà a un certo punto un aggiustamento sia a questa moltiplicazione dell'informazione sia all'equilibrio che deve essere trovato nello scambio politico. Questo però ovviamente è possibile solo in una situazione stabile dove ci sia una vita parlamentare normale e non nel, diciamo, nel, nel fuoco delle lotte politiche. E quindi abbiamo visto finora alcune delle dinamiche, che, delle dinamiche politiche che Madame de Stael affronta e, e in qualche modo approfondisce nei suoi scritti, no? quindi il tema del fanatismo, il tema dell'opinione pubblica, il tema dell'appunto della libertà degli antichi e dei moderni, ma è chiaro che eh, Madame de Stael assiste durante questo decennio rivoluzionario anche a qualcosa che vogliamo di più teorico, no? Cioè, eh, L'intero decennio rivoluzionario è un laboratorio da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del costituzionalismo. No? Eh, vediamo susseguirsi di costituzioni che vengono discusse e approvate. I dibattiti sui temi costituzionali sono interessantissimi da, da, da studiare e da approfondire. E vediamo soprattutto l'affermarsi di alcune caratteristiche di quello che è stato definito il costituzionalismo rivoluzionario, no? la preminenza della legge come fonte fondamentale e, e primaria del diritto rispetto a qualsiasi altra, altra fonte, il, legi, il cosiddetto legicentrismo, no? e poi l'importanza dell'istituto eh, diciamo dell che è fonte della legge, che produce la legge, cioè il potere legislativo caratteristiche appunto di questo costituzionalismo rivoluzionario. Madame de Salle contribuisce in qualche modo al, alla teoria del costituzionalismo, Stefano, e, e se lo fa, in che termini lo fa? Assolutamente ci sono, sì. Ci Assolutamente sono anche altre sì. al, diciamo altre tradizioni, no? che, che lei eh, prende in considerazione. Sì. Beh, diciamo che eh, sempre in quei due scritti che ho citato e soprattutto nel Desir Circostanza Actuel, che del o meno del 98, che ripeto rimane inedito, eh, Madame de Stael eh, fa una riflessione politico-costituzionale di altissimo profilo. E a mio avviso porta due contributi importanti: uno è di metodo e uno è di merito. Il contributo di metodo riguarda, come dire, la cultura costituzionalistica, cioè come si fa una costituzione in qualche modo. No? E, e qui Madame de Stael dice: eh, attenzione, quando si. Diciamo, lavora a una costituzione, non bisogna eh, come dire, avere un approccio astratto, eh, normativo, eh, che fa discendere, more geometrico, le istituzioni eh, da una serie di, eh, di valori, ma bisogna avere un approccio, per così dire, sperimentale, bisogna guardare soprattutto come dire, a quelle che noi chiameremmo le buone pratiche, messe in atto da chi su quella strada c'è già passato ora chi è già passato per la strada della libertà ma naturalmente gli inglesi e non solo gli inglesi anche i giovanissimi stati uniti d'america la cui costituzione è stata varata più o meno da 12 anni e eh, quindi noi dobbiamo cercare dice madame destal di guardare a quei modelli perché sono sperimentati hanno funzionato quindi prima è un contributo ripeto, di metodo, cioè bisogna essere, come dire, anche pragmatici in qualche modo, sperimentali. Ehm, la cosa più mh, puerile che si possa fare quando si tratta di scienze delle costituzioni è, come dire, immaginare, insomma, no? dice Madame Destal, adesso non ricordo esattamente le parole. Eh, l'invenzione puerile, dice, l'invenzione puerile quando si tratta di costituzioni. Non bisogna inventare, bisogna appunto rifarsi a dei modelli, no? Ascoltare le suggestioni di chi già sperimentalmente ci ha provato. E poi ci sono dei contributi, eh, diciamo, specifici, di merito. Um, e quindi il bicameralismo le è favorevole al bicameralismo ed è favorevole a un esecutivo forte. Sono due temi interessanti perché il bicameralismo perché? Perché dice Madame de Stael in ogni Stato ci deve essere una forza che rinnova e in qualche modo anche una forza che conserva. Mh? Uno Stato ha bisogno anche di continuità. E lei immagina un bicameralismo in cui queste due esigenze di ogni vita politica, diciamo, progredire in qualche modo innovare, ma anche conservare, eh, diciamo, eh, si debbano incanalare in due camere, che quindi debbano avere come dire, eh, scopi diversi, una durata diversa e una composizione diversa. Quindi, diciamo, non sarebbe una teorica del, del, del bicameralismo perfetto diciamo in qualche modo questo è molto importante per la Francia tu hai ricordato giustamente che la Francia produce costituzioni a tutto andare e soprattutto come dicono gli osservatori dell'epoca questa benedetta rivoluzione non riesce a terminare cioè non riesce a compiersi a tradursi in un assetto stabile ma sussulta continuamente produce, è come un terremoto le, le cui scosse di assestamento non finiscono mai quindi in particolare la Francia e in particolare la Repubblica, che è così nuova e inusuale per i francesi, ha bisogno di un elemento che le dia stabilità, ha bisogno di conservarsi proprio per potersi radicare nell'opinione pubblica. E quindi, da questo punto di vista, è importante una Camera in cui ci sia uno spirito conservatore, attenzione: conservatore delle libertà che sono state conquistate. Quindi, bicameralismo e poi esecutivo forte. Questa è una tesi anche un po' scandalosa perché. L'esecutivo forte fa venire in mente l'assolutismo, fa venire in mente il re. Ora, Madame Destin non si spinge a proporre l'elezione diretta del presidente, del, del capo dell'esecutivo come avviene nella neonata Repubblica Americana. Però dice dobbiamo rendere l'esecutivo forte. Dice, cioè, guardate, fate attenzione che non è l'esecutivo forte. Eh, diciamo che fa venire nostalgie monarchiche, ma è l'esecutivo debole, cioè è il governo che non funziona, noi potremmo dire oggi che fa venire in qualche modo desiderio dell'uomo forte. Il governo deve essere forte, ovviamente forte nella legalità, in un quadro di legalità, quindi deve avere prerogative forti e intuizione notevolissima, deve partecipare all'attività legislativa, deve avere il potere di iniziativa, cioè bisogna che eh, Madame de Stall non pensa a una divisione dei poteri rigida come realizzavano all'epoca, il legislativo fa solo le leggi, l'esecutivo si limita ad eseguire, ma vuole che in qualche modo ci sia, molto all'inglese, una condivisione del potere che porti queste due istanze a in qualche modo controllarsi reciprocamente, limitarsi reciprocamente, ma anche illuminarsi reciprocamente. Un ministro deve essere anche un parlamentare, così come accade in Inghilterra. E così come in Inghilterra il capo del, eh, diciamo, del, del governo è anche il leader della Camera eh, dei Comuni e il leader di quella parte che ha vinto le elezioni. Quindi non si tratta tanto di dividere in maniera astratta il potere, ma di costringere i vari organi a condividerlo attraverso un meccanismo di checks and balance. Sono riflessioni straordinariamente acute. Del resto è stato citato, insomma, era pur sempre la figlia di Jacques Necker, quindi fin da quando era bambina, insomma, avrà assistito a discussioni di livello straordinarie, a parte il fatto che anche il padre era un uomo a suo modo straordinario, un grande ammiratore dell'Inghilterra. E, e quindi lei porta in questo dibattito francese, così anche radicalizzato, così astratto, mh, porta una nota, ripeto, di, di empirismo, di sperimentalismo, e, 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 come dire, e cerca di dire... Eh, per quanto riguarda le Costituzioni, guardiamo anche alla, come dire, al mondo anglosassone e anche al mondo americano. Ecco, sempre proseguendo su, questo, su, su questa scia, eh, Benjamin Constant diceva che eh, il costituzionalismo sono, eh, in qualche modo fornisce le, gli strumenti no? in mezzo, la, il fine invece è la libertà. Dunque, la domanda che ti faccio è molto secca. Madame, Madame De Stalle, può essere considerata una pensatrice liberale? Sì, sicuramente sì. Naturalmente questo tira in ballo come dire, una questione di quelle che più controverse non si possono immaginare, cioè che cos'è il liberalismo? È una questione spinosissima che come dire, io adesso posso appena delineare in poche parole e scusandomi fin d'ora per, per la grossolanità. Dell'analisi, noi ci dobbiamo ricordare che diciamo il liberalismo è una corrente di pensiero che si sviluppa sull'arco di quattro secoli, in contesti storico-politici, nazionali completamente diversi. Abbiamo una teoria di autori del liberalismo, da Locke, a Montesquieu, appunto da Constant, a Tocqueville. Se veniamo al Novecento, dentro il liberalismo, ci troviamo, non so, in Italia a croce dei naudi, ci troviamo Hayek e così via. Quindi è chiaro che è. Un panorama estremamente eh, plurale basti pensare che appunto sono liberali Hayek e Keynes e Lord Beveridge il fondatore del il creatore dello stato sociale era un liberale eh? quindi potremmo dire molto grossolanamente che c'è un liberalismo di destra e un liberalismo di sinistra diciamo un liberalismo come dire più attento più fondato sul mercato e un liberalismo che è anche sensibile al tema delle uguaglianza delle opportunità e di un certo grado di uguaglianza sociale. Ma al di là di queste differenze, diciamo i liberali sono accomunati appunto da una certa anzitutto da una diffidenza verso il potere. Il liberale pensa sempre che il potere vada limitato, che il potere vada controllato, questo è fondamentale. La scaturigine iniziale del liberalismo è una teoria antiassolutistica. Quindi il potere va limitato perché il potere, come dire, eh, corrompe sempre no? il potere, falsa sempre il giudizio, quel giudizio così debole che hanno gli esseri umani. Quindi limitazione del potere, un'ampia sfera di libertà individuali che riguardano la persona, che riguardano il pensiero, la coscienza e così via. E tutto questo, voglio dire, io penso sia comune a tutti, diciamo, volendo trovare un elemento comune, eh, sia comune appunto ai, ai vari rami di questa famiglia. Così differenziata e anche litigiosa al suo interno come quella liberale. Ecco, se questo è il liberalismo, Madame de Stael era sicuramente una, 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 va sicuramente annoverata, diciamo, al pensiero liberale. Tra l'altro è lei che crea questa espressione sempre in uno scritto giovanile, la religione della libertà. Croce la prende, perché Croce era un lettore attento di Madame de Stael, la conosceva bene, la prende da lei e lei la usa per la Francia, quando parlando, diciamo dei due moderati cioè parlando di, di quei monarchici che però erano costituzionali e di quei repubblicani che però erano moderati non erano giacobini dice che seguono culti diversi di una stessa religione è la religione della libertà benissimo e dunque Madame de Stael liberale e teorica del costituzionalismo, teorica politica, abbiamo visto, un intellettuale in effetti eh, possiamo dire a tutto tondo, fu anche come abbiamo accennato, romanziera. No? E quindi vorrei chiedere a Bianca Maria: eh, Madame de Stael riflette sul ruolo del, dell'intellettuale, sul ruolo dello scrittore e anche quindi del rapporto tra l'intellettuale e il potere e l'intellettuale e il suo pubblico? Intanto, scusami, permettimi di ricordare un brevissimo episodio, visto che Stefano De Luca ha parlato dell'Inghilterra. Madame de Stalle all'età di 11 anni viaggia con i genitori in Inghilterra e viene portata a visitare la sala del Parlamento di Westminster e questa sarà una delle memorie, delle impressioni più forti che, che lei avrà. Allora, gli scrittori. Intanto. Penso sia importante dire che una delle caratteristiche del, della seconda metà del Settecento è la promozione dello scrittore a celebrità. Questo è un fenomeno nuovo, al quale oggi gli storici si interessano, per cui dei personaggi come Rousseau, Voltaire. Diventano delle star di cui si raccolgono i ritratti, i busti. Quando Voltaire, ormai molto vecchio e quasi morente, torna a Parigi dopo molti anni di, di esilio, viene praticamente assediato dai fan che vogliono vederlo e, e toccarlo. Ora, in questo quadro, eh, per De Stali, in fondo, l'unica carriera che le è aperta, perché malgrado la sua attività politica importante, evident evidentemente. È sempre un'attività che si svolge in modo un po' clandestino, verrà accusata di essere un intrigante perché naturalmente non può sedere in Parlamento. Eh, invece, quella di, eh, diciamo, avere una celebrità letteraria è una cosa per una donna tutto sommato possibile, permissibile, e quindi ovviamente lei eh, si interessa a questo. Eh, e infatti lei scrive una cosa che mi ha sempre molto colpito perché in fondo aveva 30 anni, le dice ma io sono diventata una celebrità senza avere fatto niente per meritarlo. Un'affermazione, quindi adesso scriverò e scrive un trattato di eh, teoria delle passioni per meritare questa etichetta di celebrità che le viene sostanzialmente dalla sua posizione sociale. Ora, eh, sulla questione del ruolo eh, dello scrittore, eh, Destal ricostruisce in un modo molto lucido, e questo lo si vede essenzialmente nel suo testo sulla letteratura, che è il, la prima storia comparata della letteratura europea di cui noi eh, disponiamo, c'è cioè l'idea che in fondo c'è la, la transizione dalla monarchia alla repubblica, alla repubblica moderna, si deve anche vedere nel modo in cui viene trattata la cultura. E lei ha un giudizio molto severo sulla cultura francese pre-rivoluzionaria, in quanto condizionata, malgrado tutto, per cultura si intende la scrittura, l'arte, tutte le manifestazioni, in quanto fortemente condizionata dalla necessità per gli scrittori di mettersi al servizio di grandi nobili, del re, della corte e quindi di essere in qualche modo impediti. Nella loro originalità creativa, perché devono sempre conformarsi a dei canoni. Tant'è che eh, nella storia della letteratura, eh, De Stael eh, rivalorizza delle letterature alle quali all'epoca nessuno si interessava, come quella scozzese, non parliamo dei tedeschi, e, e naturalmente la letteratura inglese, perché riflettono degli atteggiamenti di popoli, tra virgolette, più liberi. Uh, ora, uh, che cosa succede quando non c'è più la monarchia ma si passa alla Repubblica? La tesi di Destalle è una tesi tutto sommato molto francese, è che uh, la Repubblica deve riprodurre la stessa grandezza che era propria della monarchia e quindi deve farlo per delle procedure di promozione meritocratica, naturalmente con sistema di educazione, ma poi con una competizione tra gli artisti che permetta ai migliori di emergere senza condizionamenti. E questo è il punto in cui il rapporto che voi così avete evocato per il momento, ne abbiamo parlato solo un passant, tra Destal e Napoleone eh, si presenta come problematico. Perché? Perché in fondo Napoleone è eh, che dunque prende il potere in Francia dopo il colpo di Stato di Brumaio, cioè... Eh, alla fine del 1799, eh, in fondo all'inizio Destal lo vede come un possibile realizzatore anche di questo progetto culturale. Destal tutto sommato accetta il colpo di Stato di Brumaio, che peraltro non è, eh, questo va messo in chiaro, non è un colpo di Stato militare, è un colpo di Stato politico fatto dall'interno del governo, del direttorio per stabilizzare la situazione. Anzi, all'inizio, nell'intenzione nel, nell diciamo, di chi ha progettato questo colpo di Stato, il famoso Emanuele Costituzionalista CES, Napoleone è un po' così un accessorio, è il militare che serve per garantire la, la situazione, non è il protagonista di questa evoluzione. Quindi tutto sommato da parte di Destal che fa dare a, a Bonaparte De Destal era molto amica sia della moglie di Napoleone che di suo fratello Giuseppe e della moglie del Medesimo era sempre molto amica delle mogli per cui fa passare a Bonaparte una copia della de letteratura che era stata appena pubblicata nel 1800 praticamente Napoleone che pure leggeva molte cose, ma gli piacevano più le cose scientifiche. In fondo, non la legge nemmeno. Ma la sua idea è che la nuova Repubblica, la Repubblica moderna, dovesse prendere in mano la situazione culturale. E Bonaparte, in fondo, fino a un certo punto è disposto a farlo. Eh, nel senso che per esempio tutti i progetti di riforma dell'educazione, di creazione delle grandi scuole che erano stati pensati durante la rivoluzione vengono realizzati sotto il consolato, eh, come pure l'inaugurazione del museo del Louvre, tu, tutta una serie di altre, di altre iniziative. Quello però che succede è che Napoleone inevitabilmente, del resto... Scusate, apro una parentesi da milanese, ma i segni di questa promozione culturale a Milano si sono viste, c'è cioè una grande fioritura artistica, che però eh, tutto sommato eh, finisce per diventare qualcosa di simile a ciò che si vedeva sotto la monarchia, cioè una specie di cultura di corte che deve in qualche modo, quando poi Napoleone diventerà imperatore, omaggiare il capo. E quindi il rapporto, sicuramente il rapporto tra De e Napoleone è in parte un rapporto personale andato storto, cioè lei aveva una grande ammirazione per questo uomo che in fondo alle donne intellettuali non si interessava proprio, ma c'è di fondo un'incomprensione credo per tornare su qualcosa che, che Stefano De Luca ha detto prima eh, sulla storia del bipartitismo. cioè... Le, le, quello che De in fondo non capisce della Francia, tutto sommato, capisce molte cose, ma questa non le capisce, E che in fondo in Francia tutto scivola sempre verso il centro e tutto scivola sempre verso il governo. Eh, al giorno d'oggi, dopo la vittoria di Macron, ci sono degli storici che hanno scritto dei libri per attaccare il direttorio, eh, interpretando la Quinta Repubblica attuale come una manifestazione del Bonapartismo che è sempre rimasto sotto traccia, una cosa che fa abbastanza impressione, perché se uno vuole scrivere un pamphlet politico oggi ti mette a attaccare il direttore, sembra un po' bizzarra, come <ride> però c'è chiaramente questa, eh, questa intenzione. Sì, e tu hai fatto riferimento a una delle opere più importanti, forse anche tra le più sottovalutate, no? quella sulla letteratura. Dove già emerge, in effetti, mh, il fatto che Madame de Stael valorizzi le identità nazionali, no? e, però, dall'altra parte c'è il fatto che Madame Destes, soprattutto negli anni dell'impero napoleonico, esprima un tipo se sia un tipo di intellettuale, per così dire cosmopolita. No? E basti pensare all'esperienza di, di Coppè, del circolo di Coppè, dove si riuniscono no? le personalità più importanti di tutta Europa. Qualcuno ha detto, ha scritto che addirittura lì nasce la coscienza europea, no? lì a Coppè, forse in termini un po' troppo <ride> retorici. Ecco, come si conciliano queste due, due eh, anime, diciamo, cosmopolitismo da una parte e però anche valorizzazione delle, delle identità nazionali? Il riferimento a Copé mi fa un po' ridere perché eh, Coppè, questo grande crogiolo del pensiero liberale dell'Europa dell moderna, è un posto che Destal detestava. <ride> abitavano i genitori, soprattutto son, non i padri, che lei, aveva, il padre, lei lo amava moltissimo, ma la madre che era un e terrificante, con cui lei aveva un rapporto molto conflittuale, e quindi lei, quando, finché la madre è rimasta viva, a Coppè non ci stava mai, affittava sempre delle case in giro per il Canton Vaux, eh, cioè in, nella regione, pur di non stare a Coppè. Comunque, eh, però, adesso Coppè è diventato il monumento eh, d'estate, di, 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 di del resto la, 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 la poveretta è sepolta lì. Um, per venire invece alla tua domanda, intanto bisogna fare un passo indietro: cioè eh, vorrei per un momento citare un autore al quale Destal si è molto interessata, che è Rousseau. Eh, Rousseau è uno dei primi a parlare della modernità europea eh, come di qualcosa che ha degli effetti deleteri per la perdita dell'identità nazionale. Questo lo si vede nel, nella prefazione al progetto per la Costituzione di, della Polonia. Eh, Rousseau, che in fondo è un nemico della libertà dei moderni, in certo modo, vede questo cosmopolitismo spinto essenzialmente dai rapporti economici, dall'estensione dall del mercato, come qualcosa, lui dice, ormai non ci sono più tedeschi, francesi, eccetera, ci sono solo dei frippon, cioè dei mezzi delinquenti, degli imbroglioni. E questo è quello che il dominio dell'economia dell lascia all'Europa. Ora, invece, il, il problema che si pone a Destal, come a Constant, come altri intellettuali, è di dare di questa unità dell'Europa che si fa automaticamente attraverso gli scambi, i commerci, eh, i movimenti delle persone, un carattere costruttivo. E eh, Un'altra cosa forse che permette di, di capire meglio questo punto, le conquiste militari francesi dell'impero napoleonico sono in fondo la prima esperienza che si ha nel mondo moderno di un'Europa unita, poi che sia stata unita dagli, dagli eserciti, dall'occupazione militare, poco importa, ma finalmente si vede a cosa può assomigliare, come si fanno le riforme, come si fanno le infrastrutture, come chi decide che cosa, sì, è un grosso problema. E l'idea di Destal è che questa unità, che è in qualche modo eh, inarrestabile, perché non si può tenere la gente isolata dentro dei, dei borghi come se fossimo nel Medioevo, però nello stesso tempo ha bisogno di un correttivo e questo correttivo è la diversità delle culture. Cioè l'unità europea non può diventare come naturalmente l'impero napoleonico cerca di, di imporre una sorta di uniformità forzata di tipo anche amministrativo, eh, di gestione politica, ma deve sempre rispettare le diversità. E appunto il, il saggio sulla, sulla letteratura è anche una valorizzazione di queste differenze che secondo lei arricchiscono tutti, cioè nella diversità la cultura cresce. E infatti cioè lei scrive, tra l'altro è pubblicato a Milano, se non sbaglio, nel 1816, questo saggio sulle traduzioni in cui lei spiega che sì, la traduzione tradisce l'originale, ma in realtà lo tradisce. Adattandolo alla cultura verso la quale ci si rivolge. In questo modo, le, le, due, le due culture che si incontrano attraverso la, la traduzione, tutte e due mh, si migliorano, si, si, eh, si condizionano a vicenda ma in un modo costruttivo. Eh, quindi, eh, e penso che anche questo sia un, un aspetto della, poi concludo su questo: un aspetto della, della sua riflessione che è di grande attualità perché eh, se vogliamo oggi pensare a un federalismo europeo, eh, credo che in fondo lì eh, troviamo delle, delle, perlomeno una filosofia di fondo che eh, mi sembra tutto sommato non avere perso, anche se ormai tutte le circostanze sono completamente cambiate, però fino a un certo punto, cioè ci sono delle questioni di fondo che sono ancora le stesse. Certo. E, e, um, abbiamo visto finora come per Madame de Stael eh, ci sia sì naturalmente l'importanza del, del proprio paese, quindi della Francia, ma siano presenti anche altri, eh, altre tradizioni no, importanti, altri Perché paesi. Che... Abbiamo perso la prima parte. Eh, probabilmente è andata via la connessione, sì. Eh, ehm, abbiamo visto come per Madame de Stael eh, non ci sia soltanto eh, al centro dei suoi interessi la Francia, ma ci siano anche altri, altri paesi no, che ritornano eh, ciclicamente nelle sue riflessioni. Uno è l'Inghilterra, lo abbiamo detto soprattutto per quanto riguarda il costituzionalismo, l'altro è la Germania, no, a cui dedica un'opera importante no, che in qualche modo apre eh, diciamo, l'interesse su questa Germania che si sta pian piano facendo Stato, ma che ancora no? non è, non è eh, considerato uno Stato vero e proprio, ma che almeno dal punto di vista del filosofico, letterario, culturale, per Madame de Stall invece ha già un'importanza non da poco. E mi riferisco appunto al saggio sulla Germania del 1810. L'altro paese è, è il nostro, no? l'Italia. L'Italia ha sicuramente un ruolo importante nella, nella riflessione di, di Madame de Stall. Ecco Stefano, ci vuoi parlare un po' di, del rapporto? che ha con, eh, con, eh, con l'Italia Beh sì, Madame d'Estal per l'Italia è importante forse è più importante per l'Italia la d'Estal di quanto l'Italia non sia importante per lei potremmo dire e Bianca Maria Fontana ha, ha citato poco fa questo articolo che, che lei pubblica nel 1816 su una rivista che si chiama La Biblioteca Italiana se ricordo bene sull'utilità delle traduzioni ed è un articolo in cui lei critica la cultura italiana, la cultura letteraria italiana, perché, come dire, non, le, non traduce, non si apre, non varca le Alpi in qualche modo e si attarda, come dire, nei modelli ormai antichi della propria tradizione, oppure in un esercizio di eleganza formale. Quindi la sprona appunto a, a tradurre, perché in questo modo, come dire, l'Italia, che tra l'altro manca. Di libertà politica, e, e la libertà politica, come dire, è un elemento vivacizzante, un elemento proprio vitale, direi, no? Eh, Constanza diceva che l'opinione pubblica è la vita degli stati, e io credo che lei la pensasse in maniera molto simile. Eh, ecco, l'Italia che purtroppo non ha libertà politica, però se non altro, aprendosi alle altre nazioni europee, alle grandi opere della letteratura europea, potrebbe, come dire, ricongiungersi, no? E quindi uscire da questo sonno, no questo è un tema, è un'immagine un tipica con cui viene rappresentata l'Italia eh, diciamo agli inizi dell'Ottocento, no? l'Italia eh, dorme, questo, questo sonno è anche un po' il sonno della morte in qualche modo, no? eh, il paese dei morti. No? Eh, e lei dice, insomma, è bene che voi traduciate, vi apriate perché altrimenti rischiate di continuare a dormire nonostante il vostro bel sole. no eh, sia pure in forma garbata, è una critica sferzante in certi punti alla letteratura italiana, diciamo ai letterati italiani i quali risponderanno in maniera in certi casi demente, in alcuni casi anche scomposta, trattandosi per lo più di una donna e tornano quei pregiudizi che giustamente Bianca Maria Fontana ricordava eh, poco fa. E certo è che poi per difendere Madame de Stael entrano in campo Ludovico di Breme. Eh, Berchet i quali scrivono quei testi, il più celebre la lettera semiseria, eccetera, eccetera, di Berchet che saranno considerati i manifesti del romanticismo italiano. Ora, il romanticismo italiano è una cosa, la polemica tra romantici e classicisti, che dura una decina d'anni, è un episodio importantissimo per l'Italia perché è una polemica letteraria satura di significati politici. perché eh, in qualche modo, ripeto, era l'unico modo in cui si potesse discutere in Italia e questa rinascita letteraria faceva tutt'uno con un paese che doveva svegliarsi dal sonno, o meglio risorgere, no? E risorgere a vita eh, politica. Eh, dice Pellico in Italia nel 1818 liberale, romantico significa liberale. Era così, e lo sapevano bene anche le polizie, tant'è vero che eh, quel, quel, quella rivista straordinaria che è Il conciliatore, che sorge nel 18, che dura un anno a Milano, e che poi, cosa interessantissima, è la rivista del primo romanticismo italiano, ma ha una linea di connessione in qualche modo diretta col caffè, che era stata la più grande rivista dell'illuminismo italiano. Questa ha testimonianza anche di alcune caratteristiche peculiari del romanticismo italiano, che per esempio erano caratteristiche che capì immediatamente Manzoni e le messe a fuoco con una lucidità, una lucidità straordinaria eh, caratteristiche che lo rendevano molto diverso dal romanticismo tedesco perché mentre da un punto di vista politico il romanticismo tedesco tende a guardare al passato a idealizzare in qualche modo un ritorno all'indietro e ad assumere anche posizioni reazionarie il romanticismo italiano è su posizioni diciamo di progresso, di libertà eh, tant'è vero che dove guarda? non guarda in Germania guarda a Coppè i suoi eroi, diciamo così, i suoi, eh, le sue figure ispiratrici sono Madame de Staal, Sismondi, quel Sismondi che poi anche lui, amico de, di Madame de Staal, che scriverà quella storia delle repubbliche italiane che sarà così importante per il risorgimento. Quindi eh, con questo, questo vi fa capire anche, come dire, potremmo dire, la potenza intellettuale di Madame de stal Con questo articoletto ha ah, scatenato... Un putiferio che ha avuto tra l'altro delle conseguenze, ripeto, importantissime, a mio avviso. Il primo nucleo del liberalismo italiano, un liberalismo finalmente non più soltanto, come dire, ehm, letterario che guarda all'antico, ma un liberalismo moderno e modernizzante, nasce da Madame de Stal. poi c'è Corinne. Eh, poi c'è Corinne, c'è questo romanzo che lei pubblica nel 1807, che ha avuto un'infinità di edizioni nel corso dell'Ottocento, eh, credo una novantina in Francia, in Italia ne ha avute più di dieci, che ebbe un successo straordinario e che è un romanzo molto interessante. Corinne, ossia, ovvero l'Italia, che poi è lei, <ride> in qualche modo, insomma, è interessante perché è un'opera... Secondo me è sottovalutata perché, ha, come dire, a vari livelli è molto complessa. Per un verso, è una storia d'amore tipicamente romantica, quindi finisce male. Eh, è un viaggio in Italia, infatti, nasce anche dal viaggio in Italia che Madame Destal compie eh, diciamo all'inizio dell'Ottocento. E poi è anche appunto, un esempio di quella caratterizzazione dei popoli, di quei caratteri nazionali. E devo dire, l'Italia, diciamo la verità, ne esce abbastanza bene. Eh, mentre ne esce piuttosto male la Francia, perché il protagonista che rappresenta la Francia, il Conte del Feuille, è francamente un personaggio frivolo eh, insussistente. E, e la stessa Madame de Stael poi, insomma, racconterà che in qualche modo lei cambia un po' idea sull'Italia, venendoci, che c'è qualcosa in Italia che la, che la cattura, c'è un mistero italiano, una vicinanza alla natura, una, una creatività che la colpisce. Quindi. Come dire, eh, se nel romanzo il personaggio inglese o scozzese, se ricordo bene, eh, che poi è, diciamo, l'uomo che lei ama, ha un giudizio molto duro, molto severo, gli italiani hanno sostanzialmente quel che si meritano, la sua posizione si fa un po' più sfumata, non è la solita critica, diciamo, nord protestante verso l'Italia, ma eh, come dire, coglie anche degli elementi eh, importanti e c'è un elemento di simpatia. Sta di fatto che insomma, quest'opera ha avuto un ruolo, quindi è stata sicuramente importante per l'Italia. Bene, direi che siamo giunti alla conclusione di questo nostro incontro, mi sembra che sia emerso eh, si hanno messi almeno alcuni tratti no, di questa figura davvero, davvero interessante, e, e, ma molto, molto sfaccettata no, da, per i suoi interessi. Prima di chiudere, però, volevo ancora sollecitarvi con una risposta proprio telegrafica, con, cioè chiedervi di consigliare i nostri a chi ci sta ascoltando, eh, delle letture, diciamo, un paio di letture, insomma, quello che, 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 che volete di Madame de Destal, di opere di Madame de Destal o su Madame de Destal. Quindi eh, do la parola prima a Bianca Maria. Ma eh, io confesso di preferire Destal quando scrive eh, i propri ricordi piuttosto che quando scrive dei, dei romanzi. Non, non, eh, temo, capisco che i suoi romanzi siano storicamente molto interessanti, ma forse... La lettura mi pare un po' difficile. Io penso che bisogna assolutamente leggere le considerazioni sulla Rivoluzione francese, che sono un misto in realtà di analisi politica e eh, di narrazione personale. Quindi ci sono alcuni episodi che lei descrive che sono sempre citati dagli storici, come l'apertura degli Stati Generali, per esempio, e invece delle analisi in cui poi c'è questo un libro, eh, una parte, diciamo, una sezione. Delle considerazioni che eh, avrebbe dovuto diventare un'opera separata col titolo De l'Angleterre, cioè doveva essere un'opera specifica che faceva il pendant eh, dell'Allemagne. L'altro libro che, se, che è tradotto in italiano, perché poi purtroppo molte cose in italiano mm. non sono tradotte, mm. che, secondo me, va letta ai Dieci anni di esilio, che è il racconto del suo distacco dalla Francia e dei suoi viaggi fino a questa fuga avventurosa da Copé, per l'appunto eh, che la porterà fino in Russia e poi finalmente in Svezia dove lei non era mai stata eh, pur avendo un marito svedese eh, dove arriva dopo il, il 1812 e questo è, un, è be un bel racconto molto ben articolato e credo sarebbe una lettura interessante sì, eh, mi limito a ricordare che quest'opera fu, fu oggetto anche di, di traduzione e di edizione in Italia, no? subito dopo, diciamo, durante la Resistenza. Se non ricordo male, c'è anche un'edizione un con l'introduzione di Carlo Antoni, quindi insomma, eh, un testo che ebbe ancora una volta per l'Italia un un, una certa rilevanza. Stefano? Io non posso che associarmi, posso solo visto che siamo in video fa, far vedere, <ride> quindi. Eh, come dire, eh, Corinne, eh, per quanto mi riguarda, ma come diceva giustamente Bianca Maria, dieci anni eh, d'esilio, le faccio vedere perché sono in traduzione italiana. Queste sono quelle, e sicuramente la grande opera, però lì ci vuole un po' di fiato, perché è un'opera, come dire, grande, estesa, bellissima. Le considerazioni, tra l'altro, ne è uscita un'edizione recentemente in Italia per i tipi della ragno. Se ricordo bene di Torino, e poi, diciamo, per chi è un po' più addentro e ha interessi un po' più specifici, mi limito a segnalare alcune cosette. Una è una curiosità, cioè Ferruccio Meuccio Ruini, che poi è stato anche presidente del Senato in Italia, ha scritto un libro La signora Di Stal, che ovviamente questo lo trovate soltanto, si trova soltanto in. In, in, in biblioteca, naturalmente. E poi nella saggistica, eh, io ci metterei il libro di Bianca Maria che è molto bello. Eh, un ritratto inglese. De Stal in inglese. Vabbè, ma insomma, qualcuno che l'inglese lo mastica ci sarà, e poi un po' di conflitto di interessi. Il focus che storia del pensiero politico ha dedicato a Madame de Stalle in cui diciamo ai quali hanno partecipato tutti i presenti ed altri importanti studiosi eh, eh, statunitensi eccetera che è veramente un bel numero questo ripeto un po per eh, chi ha interessi un po più specifici io ho trovato bellissimo l'ultimo volume della corrispondenza però questo appunto anche in francese dernier combat, eh, dernier combat" eh, con le lettere bellissime dell'ultima stall quella come dire un po ferita però straordinaria. Benissimo, direi che allora passiamo ai ringraziamenti. Grazie eh, Bianca Maria, grazie Stefano. E insomma, grazie di aver seguito questo incontro di donne e pensiero politico. E rimando ancora una volta al sito internet dell'Istituto Salvemini di Torino e al canale YouTube dedicato. Grazie a presto, a te, Giuseppe.